A Palazzo del Carmine anche la voce di liberi cittadini è stata ascoltata sull'argomento del debito ATO, proprio con un consiglio comunale aperto che aveva come obiettivo il fare chiarezza sul pagamento dei 10 milioni di euro. Sono stati alcuni cittadini a fare un chiaro appello alla politica, chiedendo a tutti i rappresentanti, indistintamente dai colori politici, di essere più attenti ai problemi della città. Cioè noi cittadini per anni, anni, anni abbiamo battuto prima col dottore Ruvolo e adesso col Tregame per avere chiarezza. 10 anni, lasciamo perdere i primi 2 o 3 anche del dottore Ruvolo, 5 o 6 anni che chiediamo chiarezza. Non me ne vogliono i consiglieri comunali, ma questa battaglia in città l'hanno fatta i cittadini. La politica, diciamo così in generale, tutta è sorda. Parliamo di sanità, parliamo di università, i cittadini lamentano. O si sentono dire state tranquilli come nel caso dei soldi e veniamo peraltro accusati di essere persecutori. No, signori, noi cittadini vi abbiamo eletto per avere risposte. Quando noi poniamo delle questioni, cortesemente cercate di darci risposte. Il vostro incarico è questo. Domande ed osservazioni sulle vicende che hanno visto al centro l'assolvimento del debito e la scelta intrapresa dall'attuale amministrazione di assolvere al pagamento, domande mirate sulla due diligence, sull'anticipazione di liquidità, sui tassi di interesse e anche sulla destinazione degli accantonamenti del fondo rischi e contenziosi. Io sono qui in veste libero cittadino in seguito al confronto con altri cittadini. Ma perché mi sono interessato a questa vicenda? Dopo che è uscita la relazione della Corte dei Conti, che io ho letto e ho trovato molto interessante, per cui mi sono posto le domande: siccome comunque mi pare che il debito sia stato chiuso con questa velocità perché si volevano evitare spese legali, perché è stato più volte menzionato che ammontavano a cifre anche esose, volevo capire. Appunto, se questa fretta non poteva invece, non potevamo fare un passo anche più azzardato, anziché pagare 12 milioni senza, con le spese legali, potevamo anche vincere la causa, magari non pagare nulla. Siccome ho visto anche che il libero consorzio di Caltanissetta comunque ha già, come dire, come si dice, rescisso al contratto e quindi non paga più la liquidazione, volevo capire quando noi smetteremo anche di pagare questi 140 mila euro annui, dal momento che il 51% di quote, quindi gli altri comuni, hanno impugnato le delibere e quindi non sappiamo quando. Sostanzialmente potremmo liberarci di questo fardello annuale.